Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, bentornati qui in Colorado con Forza Horizon. Siamo qui in questa zona, come potete vedere c'è l'area, il cerchio, perché qui è un'altra zona dove c'è un gioiello dimenticato, quindi andrei a cercare anche qui questo gioiello dimenticato. Ok, un attimo, aspetta. Fammi vedere un attimo le strade. Com'è che si zoomava così? Perfetto. Allora andiamoci. Ma io in teoria queste due strade già le ho fatte. No? Cioè me le dà come segnate. Quindi non vorrei. Aspetta, vediamo un attimo. Allora, vabbè, proviamo. Dai, buttiamoci qua. Un capanno. Lì sotto c'è un capanno. Quindi magari potrebbe essere anche quello. Cerchiamo di raggiungere quel capanno. C'è modo di raggiungere quel capanno? Secondo me no. Infatti, cazzo. Direi che non è quello il capanno dove è l'auto. Perfetto. Allora, percorriamo quest'altra strada. Ci sarà un modo. No, non è quello il capanno. Vabbè. Cerchiamo un altro modo, magari sarà da qualche altra parte. Tanto spacchiamo anche questo, già che ci siamo. Quindi questa stradina qui non l'avevamo percorsa. E a questo punto sinceramente non saprei dove possa essere. Proviamo un po'. Subito a sinistra. Stai calma, non girare subito a sinistra. Qua la macchina la porto io, decido io se girare subito o girare adesso. Perfetto. Vaffanculo, che cazzo siamo a fare un 360? Gira, cazzo. Ok, quindi perfettamente non era lì l'auto. Direi a questo punto di percorrere quest'altra strada. Sì, ho capito che siamo arrivati. Ecco, questo, questo, questo. Sicuro. Per forza. Stai calma, ho messo in auto, lo dico io, voglio farla. Con calma. Ah, perfetto, c'era proprio la. Siamo arrivati, perfetto. Che auto ci sblocca? Hai trovato davvero un'auto speciale. Ho bisogno di un po' di attenzione, ma grazie al cielo ci sono io. Sì, è distrutta Questa però, principessa è una Barracuda Emi del 1970. bellissima. Esatto. E ha un 426 Emi sotto il cofano. Roba da 425 cavalli. Spettacolo, Davvero un le. pezzo di storia. Come ho Di detto, chi le stai muscle mi innamorando? piacciono troppo. In realtà questa non l'avevo riconosciuta, cioè non l'ho riconosciuta benissimo. Questa intanto è distrutta, questa è la nostra macchina. Plymouth Barracuda 426 Emi 1971, in corso di restauro. Perfetto. Allora, da qui possiamo andare, direi qua, che è quella più vicina. Poi magari da qua dove andiamo a finire. Niente, è un circuito, quindi rimaniamo qua e magari andiamo a fare questa che ci porta qui sopra. Vabbè, intanto andiamo a fare questa senza perderci in chiacchiere, anzi. Segnami la prima cosa perché. Appena possibile, Ok. fare inversione Versione niente, andiamo così in scioltezza. La Ferrari. Occhio. Ma che voltare al de tenere la destra, magari voltare non è una cosa. Perché noi teniamo la destra e. Ah, cazzo, cazzo, ok. Non distrarsi mai quando si è alla guida perché potremmo abbracciare un albero così, Ma perché noi amiamo gli alberi, noi siamo pro natura, quindi ci piace andare a abbracciare un albero e dimostrargli il nostro affetto. Anche lui ci dimostra il suo affetto, nello specifico ce lo dimostra sul cofano, come vedete. E giriamo a sinistra, ma noi giriamo da panico, così giriamo, così, da paura. Non abbiamo girato in realtà. Ok, è come se non avessimo fatto niente, scusa, eh. Siamo arrivati. Sì. Era prevedibile. Però un freno a mano ce lo tiriamo prima di arrivare perché ci piace a noi tirare il freno a mano. E quindi lo tiriamo di nuovo qui per arrivare in stile. Perfetto. Italiano, grande. Deve essere italiana. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce non può n'abbiamo. partecipare a questo evento. Guarda Scegliene quante ce un'altra n'abbiamo. nel garage. Beh, ragazzi, a questo punto direi di sfornare la 430 scuderia che fino ad ora abbiamo utilizzato solo per una gara che era sostanzialmente in rettilineo, quindi non è che l'abbiamo utilizzata poi tantissimo. L'F40 l'avevamo utilizzata in quell'altra gara un po' complicata perché l'avevamo disintegrata da tutti i lati. E vediamo come andrà adesso con la scuderia. Cerchiamo di non disintegrarla. Vai, vediamo l'altro. Ah, e pure il bullo c'ha la scuderia. Beh, allora
Staffa è furbo, siamo tutti stelle in questo magnifico universo. Ma tu c'hai i soldi. Ma alcuni comunque di noi, basta, brillano più degli altri. Sta sempre al cellulare, guarda, sta vestito con un fighettino, per favore, scusa, eh. Noi invece stiamo così sportivi. Pure gli altri sono morti di fame, Direi che a sta gara di certo non partecipa la Caritas. Il pranzo non lo organizza la Caritas a fine gara. Piano, piano, piano. Occhio, occhio, guarda qua, tutto di derapata, perché questa effettivamente va molto di derapata. C'è anche una F50, bellissima, anche quella recupereremo. Senti il rombo della F50. E per favore cambiami stazione radio, mettimi sempre Classic Rock. Non c'è Virgin Radio? Ok, anche questa è un'altra di quelle che senza il controllo della trazione è un po' complicata da utilizzare, ma noi, con questa guida sportiva, facciamo anche questo. Un po' troppo sportiva, direi, perché stiamo perdendo. Vai, vai, superiamo la F50. Da paura. Senti il rombo della F50? Da panico. Nel moto, in Forza 4 moto sport, c'era anche la sia la F40 che la F50 Racing R. La F50R era veramente uno spettacolo per la categoria, di solito utilizzavo sempre quella per la categoria, se non ricordo male era R2 in Forza Motorsport, utilizzavo sempre quella categoria R2, categoria R1 sempre il prototipo però della Ferrari, anche se non era molto performante rispetto agli altri prototipi, però aveva un sound da paura. Classe S utilizzavo la classe 3, non mi ricordo, cioè classe 3 è quella che variavo di più. Poi per le altre ero un po' sul fisso, in Forza Motorsport utilizzavo per la classe R2, come detto, la F50, R3 variabile, S di solito usavo la F50 normale, anche se DS ce n'erano parecchie, poi per quelle altre di classe più bassa c'erano veramente un fottio, quindi variavo spesso di solito. Perché il parco auto è veramente uno spettacolo in Forza Motorsport, quindi anche quello che è qui in Forza Horizon, perché sostanzialmente le auto sono bene o male quelle. Ci siamo appoggiati un attimo, va bene, permesso, permesso, e basta, non so cosa stavo dicendo, a parte il fatto delle auto, vabbè, proseguiamo qui, finiamo l'ultimo giro, cambiamo magari marcia. Sì, comunque come premi a livello di soldoni vinti a fine gara non è che siano poi tantissimi, comunque, perché sto utilizzando sostanzialmente pochissimi aiuti, infatti il moltiplicatore è al 70%, però comunque non è che si fanno tutti sti soldi. In realtà in Forza Motorsport forse era più facile far soldi, anche se lì c'era... Se volevano fare dei bei soldoni c'era la modalità rivali, che se si selezionavano, diciamo, quelle dove si andava dai 100 ai 250.000 sfida, si faceva pian piano, ci si divertiva e si faceva un botto di soldi. Qui comunque le gare sono tante, quindi pian piano si fanno ugualmente, però... Cazzo! Oh, stai qua, ma che fai? Mi tamponi? Guarda che scendo, Fare il furbo perché c'hai i soldi, perché me la ricompri. Arriviamo anche così sportiveggiando della palla. Perfetto. Vai così. Quindi abbiamo trovato anche qui un altro. Un ottimo risultato. Sì. Stai proprio migliorando. Ammucchia punti. Perfetto. Ma io in realtà vorrei... Vabbè, rimaniamo su questa. Adesso vediamo di andare forse alla... Ce n'è un'altra qui nei dintorni, dove richiedeva però l'acquisto di un'altra auto. Vabbè, andiamola a fare, magari ci compriamo un'altra macchina. Mappa. Questa qui, perfetto. Appena possibile, fare inversione a... Eccola qui l'inversione, ci appoggiavo... È pronta, amico, e ti piacerà un sacco.
È una delle più belle barracuda 426 emi che abbia mai visto. Vabbè, solo perché è aggiustata tu, se fai furbo. Bene ragazzi, allora prossimo gameplay li andremo a prendere tutte e due, promesso. Faremo la prova con sia la Aston Martin che la barracuda, almeno per gli spostamenti, dai. Poi anche se non ce la farà utilizzare in gara, occhio. Siamo arrivati Derapascio. Stai tenendo il conto? Mancano pochi punti al prossimo bersaglio. Aston. Continua così, pilotino. Oh, pilotino, lo dici a tuo fratello, stai calmo. Eh sì, ce l'andiamo a comprare, che ce l'abbiamo i soldi. Mo facciamo i bulli pure noi qua, facciamo i bulloni anche noi. Con i soldi ci compriamo l'Aston Martin di classe S da paura. Allora, questa S6, però questa mi piace di più in realtà. 789581. Bella madonna, questa è molto più veloce. 7594 e a soldi Cristo 1.800.000. Ecco perché è più veloce. No, vabbè, ci accontentiamo di questa. Questa direi che è un attimo. No, 1.800.000 non ce l'avremo mai. Questa costa comunque 520.000, quindi stiamo a sfornare dei bei soldoni, però che dobbiamo fare? Bellissima. Il colore direi anche. No, questa rossa è il classico rosso, anche se non sbaglio alla presentazione. Questa ha un sound, ragazzi, da paura. Qui non so se è riprodotto bene il sound, ma andate su anche sul tubo, vedete la clip, c'è la presentazione di quest'auto, anche di questo colore, e ha veramente un sound spettacolare. E vabbè, proviamo a fare anche questa gara. Abbiamo speso ben 520.000 crediti, cioè accumulati con il sudore del cofano. Questo invece c'ha quella da 1.800.000, perché giustamente. Un pilota ordinario come te che cerca di battere un principe abile come me. Cioè, ricompensa 3.000? Mi avete fatto spendere 500 milioni di dollari. 500 milioni di rubli. Comunque. Sì, un pochino si sente dal davanti. Forse motore, più il rumore davanti il cofano che dagli scarichi si sente, diciamo. E però, se devo essere onesto, comunque l'aspetto, diciamo, del suono a livello motoristico di questo Forza Horizon non è fatto benissimo come era fatto ad esempio nei Motorsport. Questo devo ammetterlo, è stata curata molto più la colonna sonora, appunto, delle tracce musicali, che infatti sto tenendo, cosa che io non faccio assolutamente mai in giochi di auto. La prima cosa che faccio è disattivare totalmente la musica. Questo è uno dei rarissimi casi in cui non lo faccio, perché appunto la soundtrack è qualcosa di qualcosa di eccellente. Non mi superare, non fai il furbo che siamo quasi arrivati, cazzo. No, cazzo, mi ero scordato di cambiare, anche perché non si sento più, soprattutto io con me che parlo qua sopra. Va bene. Grande, questa l'hai messa a segno. Io l'ho messa dietro. Comunque direi di rimanere su quest'auto, perché almeno la testiamo un po' su strada. E vuoi restare sulla Zagato? Sì, bellissima. Per il resto andiamo a vedere se riusciamo a fare anche un'altra gara. Magari facciamo una cosa veloce, o se no facciamo solo spostamento. Non lo so, adesso vediamo. Che non so dove siamo, soprattutto. Da qua a qua quanti eoni ci mettiamo? Vabbè, vediamo se gliela famo. Vediamo il sound dal cofano. No, non è fatto benissimo, devo essere onesto. Siamo tornati con un messaggio dai nostri sponsor.
Scalata da panico. Ah, non è questo. Dentro le auto, al centro dell'anello del festival. Davvero, se amate le auto, dovete farci un salto. E se vi piacciono le ragazze sexy con il topo addosso, ce n'è per tutti i gusti. Phoenix Fox su Horizon Rocks. Ok, perfetto, siamo arrivati. Vabbè, a sto punto facciamoci anche quello. Dove cazzo sta il coso? Guarda qua dove l'hanno piazzato, scusate. Solo BMW ce l'abbiamo. Classe A, sì, abbiamo la M3. Spettacolo. Ma ne hai una data nel garage se vuoi. Questa no, non l'abbiamo mai utilizzata. Perfetto. No, ok, vabbè. La volevo un attimo modificare. Questa magari poi ce la faremo di classe R3. Mi piace molto la M3. Niente, vabbè, facciamoci sta gara. Poi magari nel prossimo episodio, come detto, andremo a provare le due auto di gioielli speciali. Magari ne andiamo a trovare pure un altro, visto che sta qua nelle vicinanze. Guarda questo che c'ha. Sarò anche nato con la camicia. Ma direi pure con la macchina. Direi che i soldi non ti mancano. Bello. Vabbè che anche noi, come detto, stiamo sfoggiando auto. Che costano dei bei soldoni. Però comunque noi l'abbiamo vinta. Non è che... Oddio, qualcuno l'abbiamo anche comprata. Abbiamo speso 520.000 crediti proprio in questa puntata. Direi che è stato un investimento bestiale. Quindi... Però... La cosa brutta appunto è che, come dicevo, non è che si rifanno presto sti soldi. Perché... Cioè, ste gare 3.000 ti danno, cazzo, come... Come fate a mettere un premio lì dove si gareggiava con le Aston Martin? Mi fai comprare una Aston Martin da 520.000 il minimo, perché due ne erano una Aston Martin. Quindi io spendevo 520.000, o spendevo 1.800.000, e come premio quanto mi dai 3.000? Sembra un po' una presa per il culo, però vabbè. 3.000 ci uscivano al massimo le gomme. Quello li ha spesi solo per farsela lavare a fine gara la macchina. Noi invece no, perché ce la teniamo zuzza. Perché sa più di vintage, di vissuto. E intanto va bomba la sua BMW, perché cazzo, giustamente la M6 c'ha un tantino di prestanza in più rispetto alla nostra M3. Anche se personalmente a me piace più la M3. La serie 3 è quella che mi piace di più e mi è sempre piaciuta di più della BMW, anche di più della M5 e della stessa M6, e anche delle varie Z3 o Z4, che in realtà non sono mai piaciute particolarmente. Certo, non è che le butto, ci mancherebbe, però se dovessi scegliere una BMW andrei al 100% sulla classe 3, sulla serie 3 M preferibilmente, giustamente. Dopo questa, sì, già l'ho detto, che andremo a trovare l'altro gioiello dimenticato e magari lo faremo con un altro gioiello. E per il resto, ragazzi, io comunque vi invito sempre ad iscrivervi alla pagina Facebook, che potrei utilizzare magari, non so, se per fare qualche iniziativa, visto che c'è anche la possibilità di fare, io al momento non è che la utilizzo tantissimo, la utilizzo sostanzialmente per... Derapate da panico, ci escono un po' troppo da panico, direi di non fare cazzate, se no. Cioè, evitiamo magari di tirare i freni a mano, ho fatto uguale a prima, vabbè, sti cazzi. Si potrebbe anche utilizzare per proporre qualcosa, qualche... Magari proporrò, sì, qualche sondaggio. Che sondaggio, tra virgolette, farò qualche domanda, non so, magari anche per qualche serie futura potreste essere anche voi a decidere quale potrebbe essere una serie futura, non so, quindi iscrivetevi anche lì, mettete mi piace alla pagina, seguitela, ma non dimenticate comunque sempre di seguire qui il tubo, che rimane comunque là. Punto di riferimento, cioè sicuramente frequento molto di più qui il tubo che la pagina Facebook, che al momento, come detto, posto solamente i video, giusto così, ogni tanto si rispondo anche alle ego, però preferisco fare una cosa sola, cioè o l'una o l'altra, anche perché
Certo, sicuramente in generale riesco a rispondere un po' meno di prima, anche perché comunque pian piano gli indiscretti aumentano, le domande, i messaggi sempre di più, quindi prima diciamo replicavo sempre anche ringraziando i vostri commenti ogni volta, adesso cercherò di, comunque li leggo sempre tutti, però anche perché c'è un limite di replica sul tubo, dopodiché ti dà spam e quindi non vi notifica la mia risposta, quindi non c'è neanche un... Attenzione, cazzo, al prossimo quindi prenderemo anche il... no, rimettici sull'azzagato. Al prossimo ragazzi quindi prenderemo anche il braccialetto. E a sto punto forse faremo il braccialetto e qualche altra gara, perché se no, cioè vorrei fare una cosa principale a gameplay, quindi se troviamo il gioiello dimenticato non facciamo una cosa, se eccetera eccetera. Vabbè, comunque in generale ragazzi ci vediamo al prossimo video gameplay e vi ricordo sempre di mettere un piace, un bel commento, pagina Facebook, controllare il calendario e noi ci vediamo al prossimo video gameplay. Un saluto a tutti da quel tale Ale.